nell'esasperazione di non poter più aprire le porte della propria abitazione, perché in quel centro, ministro, non ci sono profughi, non ci sono richiedenti asilo, non ci sono migranti, ci sono clandestini, perché nessuno degli alloggianti in quel centro ha mai fatto domanda d'asilo, nessuno è stato identificato, nessuno è stato sottoposto alle procedure di identificazione tramite le impronte digitali. Non è accettabile che una grande città turistica, con una grande vocazione turistica e commerciale, possa accettare questo degrado a causa di una politica fallimentare da parte sua e del suo governo. Come esattamente come Ventimiglia, il fallimento del ministro Alfano, il fallimento delle politiche di accoglienza del governo Renzi. Chiuda quella baraccopoli e ridia quel briciolo di dignità e di sicurezza ai cittadini residenti. Se la meritano, la pretendono e lei ha il dovere di doverla dare. Grazie, ministro. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3-2510 dei deputati Brunetta e Bergamini concernente chiarimenti in merito al comportamento tenuto dalle forze dell'ordine in relazione alle manifestazioni di dissenso politico espresse dal Movimento Giovanile Forza Italia in occasione di una recente visita istituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri a Prato. L'onorevole Brunetta ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Grazie, signor Presidente, grazie, signor Ministro. Vede, signor Ministro, togliere da uno striscione la parola Renzi, hai fallito, e lasciando solo hai fallito, nottetempo, da parte della polizia, non è un problema di mero ordine pubblico. È un problema che attiene alla nostra Costituzione, alla libertà di espressione e di manifestazione del pensiero. Le chiedo, le sembra possibile tutto questo? Le sembra possibile che un questore, Paolo Rossi, ordini